raccomando, per questo video che è molto importante, voglio subitissimo un bel like. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, con la campanellina sempre accesa, così da non perdervi nessun altro video, e in modo tale che quando esce arriva anche la notifica. Quindi mi raccomando, e tra l'altro non mancate oggi le su Twitch alle 2:30, link in descrizione per il sito Viola. Detto questo, buona visione! Oggi su Grand Cross Jump, perché se ragazzuoli siamo qua con la prima settimana ovviamente del pre-anniversario, ovviamente sì, la prima ed ultima, perché ragazzuoli fra una settimana esatta ci sarà il banner anniversario. E ragazzuoli, vi ricordo anche in questo video, ma ormai ve lo dirò da tutte le parti, il 25 ci sarà la live della Rete Marble di annuncio del PG anniversario. Mi raccomando ragazzuoli, non mancate, perché saremo in live sul sito di Viola a partire dalle 12. Mi raccomando, mercoledì prossimo, mercoledì 25, in live su Twitch dalle 12 per il reveal del terzo anniversario. Vi ricordo anche ragazzi, inoltre importantissimo e imprescindibile, di iscrivervi al canale ragazzuoli, in modo, è completamente gratis, e soprattutto supportate il canale in modo molto 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 importante. A voi non costa niente, ma per me e per la crescita del canale è veramente indispensabile. Come potete vedere a schermo, quasi il 40% di chi guarda i miei video non è iscritto al canale, e di conseguenza, come mai dico, saremmo molti molti di più ragazzuoli se tutti fossero iscritti. Quindi mi raccomando, iscrivetevi in modo tale da supportare il canale in primis, ma anche il lavoro che faccio qua su YouTube. Prima di andare avanti con il video però, volevo ricordarvi assolutamente di seguirmi su tutti gli altri social. Trovate tutti i link in descrizione, dalla mia pagina Instagram alla mia pagina Twitter, e anche ovviamente girate sul mio server Discord, seguitemi su Twitch, tutto in descrizione ragazzuoli, mi raccomando, è importantissimo, perché soprattutto Twitch, Instagram e Twitter sono i main social che utilizzo sempre tutti i giorni, e tra l'altro mi raccomando, tutto in descrizione, seguitemi ora! E detto tutto questo, direi di partire subitissimo con il video. Eccoci qua ragazzuoli con il nostro login bonus di Elizabeth. Eccoci qua tra l'altro con il banner, tra l'altro butto giù pure il microfono, il banner gratis, quello che vedremo tra pochissimo il funzionamento. Ovviamente abbiamo anche questa roba qua come al solito, e vediamo subitissimo le cose nuove che hanno messo questa mattina, oltre ovviamente al classico evento di Hawk delle chest. Come gift hanno regalato un po' di cosette, andiamo subito a prenderle insieme, e ovviamente ci regalano anche Hawk, che tra l'altro lo porteremo a 2R praticamente subito, e dovrebbe avere la skin, quella di Mamma Hawk con il borette sopra, quindi molto 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 carina. Non mi ricordo se altri Hawk avevano la skin con il borette sopra, però questo c'ha quella con il borette nuovo, quindi ora andiamo subito a vederlo. Ecco qua il nostro Hawk giftato, e andiamo a vederlo, guardiamo un po'. Ok, non c'ha la skin sopra, non ce l'ha, lo prende qua, esatto, lo prende quella finita. Ecco qua il Boaret, ragazzuoli, veramente una figata pazzesca. Questo è veramente, veramente molto carino, ovviamente ha tutte le skin anche dell'altro Hawk. Guardate qua, molto molto carino. Ovviamente qua possiamo già avere una piccola preview di come sarà Hawk vestito effettivamente da Mamma Hawk. Cioè guardate che figata. Quando ho visto questo pezzo qua mi sembrava tantissimo la skin di Diane. Effettivamente poi non lo è, anche se è molto simile, ma è ovviamente la skin da Mamma Hawk se gli si fa il completo finale, che è ovviamente una figata pazzesca. Oltre a questo ragazzuoli, ovviamente come da pre-anniversario, abbiamo qua appunto il banner free. Eccolo qua ragazzuoli, ora finalmente possiamo vedere in tutta la sua interezza il funzionamento. Come potete vedere, il banner andrà via fra 14 giorni, durerà 14 giorni, quindi una settimana pre-anni e una settimana post-anni durerà. Il banner è esattamente questo, con 3% di rate, abbiamo per l'appunto tutti con lo 0,21, e abbiamo al suo interno gli Hawk vecchissimi blu, Merlin rossa, Elbam verde e latte rossa, Dedere rossa, forse l'unico PG a parte il trio che vedremo ancora carino, volendo si può puntare, Istin, per chi inizia ora ovviamente, Istin blu, Shin verde, Gerardo e Arthur verde, Brunilde, Matrona Miguel e poi Eclipse rossa e il latte blu. Quindi ragazzi, abbiamo per l'appunto questo è il trio
main da puntare, credo e suppongo per tutti, sia per il piccione, sia per il piccione del cervo e anche ovviamente per entrambe le situazioni. Con la reliquia, tra l'altro, ragazzi, per noi primo premio assoluto Brunilde, sapete il meme va avanti da quasi un anno ormai e ancora non ho Brunilde. Quindi ragazzuoli, questo è Bubble Gratis, per chi ancora non sapesse come funziona vi invito a recuperare i video precedentemente usciti a questo, quindi quello di ieri e quello di ieri l'altro, ok, dove spiego il funzionamento, però facciamo un piccolo recap. In questo bundle regaleranno una multi al giorno, una multi al giorno gratuitamente, per un totale di 14 multi, visto che il bundle dura 14 giorni. Una multi al giorno che ci porterà ovviamente a 420 libidi, più o meno qua, ok, più o meno qua. Questo 420 libidi ovviamente ci permetterà di ottenere gratis almeno il primo step, che è a scelta in base al player, a scelta del player, tra The One 86 stelle e Let's God 86 stelle. Piccolo consiglio, ovviamente The One. Per ottenere il secondo reward, quindi per ottenere il secondo, visto che le multi gratis sono 14 e ci mandano 420, dovremmo fare una multi extra gemme. Quindi ragazzuoli, essenzialmente fino a 420 gratis, poi fate una multi a gemme e poi ottenete pure il secondo a scelta tra Gother Verde, Halloween e Zeldris. Piccolo consiglio, se non avete Gother o non l'avete maxato, scegliete Gother Halloween assolutamente. Oltre a questo, poi ovviamente bisogna arrivare anche alla fine del giro, e alla fine del giro avremo la possibilità di scegliere tra Salt Mode e Merlin Loli, quindi Loli Merlin. Questo ovviamente è uno step un attimino più ambizioso, perché bisogna spendere per arrivare alla fine di questo giro altre 150 gemme rispetto allo step da 450. Quindi riassumendo il tutto, fino a 420 è free, da 420 in poi dovete spendere le gemme, quindi sono altre 180 gemme extra per fare 6 multi più a scelta 2 fest, possibili 2 fest, perché se scegliete Gother, essendo che non è un fest, ovviamente poi il fest sarà 1 e un limited, ok? Quindi, piccolo consiglio, se avete tante gemme, se avete tante gemme post pull per l'anniversario, quindi nella settimana che va dall'uscita alla settimana dopo, essenzialmente, potete pensare di finire il giro. Se vi serve il max, se vi manca qualche personaggio e così via, perché come ho detto nelle live di ieri, alla fin fine, sono 2 fest garantiti, o comunque un fest unlimited, a solamente 180 gemme extra. Ok? Laddove un fest come Assault Mode al tempo, visto che non l'hanno mai regalato, lo pullavamo garantito dopo 900 gemme. Ergo sono 2 possibili fest, invece di avere 2 fest al prezzo di 1800 gemme, abbiamo 2 fest al prezzo di 180. Quindi anche solo se li avete come coin, io il giro lo finirei, ragazzi. Da free to play lo finirei, però, ovviamente ripeto, post pull del bundle anniversario, e avendo una disponibilità di gemme veramente elevata, quindi si parla da 1500 in su, premettiamo e fissiamo questa cosa bene in testa. Se avete poche gemme, fermatevi assolutamente con le multi free, oppure fate una multi extra per avere questo, ma oltre non andate. Ok? Quindi direi subitissimo di fare questa multi free e poi di andare a vedere il funzionamento del banner, ovviamente del banner anniversario, di come si vota. Guardiamo un attimino, abbiamo per appunto skip giallo con spara spezzata, non mi aspetto nulla da questa multi, figuriamoci, di fatto non è uscito un cazzo. E adesso in teoria, se vogliamo andare avanti, dovrebbe essere a gemme in teoria. E infatti a gemme, eccolo qua. Ovviamente a ogni login ci daranno una multi extra. Questo è il funzionamento, una multi extra a login bonus. Ogni mattina adesso vedremo essenzialmente. Oltre a questo però, cosa molto importante, hanno messo il voto, ma lo vedremo tra pochissimo con delle veloci immagini, perché come potete vedere dalla versione desktop non ci fa votare. Come potete vedere ragazzi dallo schermo, essenzialmente lo sto guardando insieme a voi dal telefono, dal gruppo Telegram, che trovate comunque il link in descrizione, possiamo ovviamente votare una sezione dove per appunto possiamo scegliere tra un tot di fest, tra cui Meldark, Lost Vein, Assault Mode, Let's God, Ban, King Blue, King ovviamente di complete, Merlin, Fest, The One, Zeldris, Margaret e Kuzak. Questi sono i fest votabili, noi ne potremmo scegliere soltanto uno, quindi la scelta va da un fest a 3PG fuori fest. I 3PG fuori fest, ragazzi, non ve lo sto neanche a dire, la prima schermata è quella che vedete a schermo con Mel, di Mel e compagnia, va completamente skippata. La seconda, volendo,
è carino magari scegliere sale verde volendo, perché è l'unico PG effettivamente un attimino più valido che può inserirsi all'interno del banner, anche perché ormai diciamoci le cose come stanno, i tre arcangeli ormai non se ne infila più nessuno, sono personaggi che sono usciti 870 volte e ormai sono quasi 2 anni che sono usciti, quindi figuriamoci se qualcuno interessa, ok? I tre arcangeli che vedete in alto, ovviamente quelli vecchi li abbiamo già ormai tutti, ok? Quindi ovviamente si punta a sale verde se volete scegliere, se volete votare, mentre non c'è tra l'altro Salmer Rosso, cosa che non c'è più di tanto da stupirsi, visto che il suo banner è uscito letteralmente 4 settimane fa, cioè 3 settimane fa c'era ancora il suo banner, quindi diciamo che non c'è molto da stupirsi. Così tra l'altro non c'è da stupirsi del fatto che manca Diana Rossa, e tra l'altro manca pure Gotenfest, cioè Gotenfest non c'è, non c'è Gotenfest e non c'è nemmeno Diane. Diane ci stava perché è uscita 3 mesi fa essenzialmente, però Gotham me l'aspettavo, Gotham me l'aspettavo, magari potevano levare Litz o The One, visto che andiamo alle gratis, o un King vecchio, potevano metterci Gotham Fest, quello sì, perché magari la scelta poteva cambiare. Ovviamente non ve lo sto neanche a dire se votate Meldark, ragazzi, cioè, se non votate Meldark che pazzia, ve lo dico. Continuando, abbiamo per appunto l'altra parte del banner, e troviamo ovviamente gli altri King, le altre ovviamente Merlin, non c'è nulla di così eclatante, troviamo gli OC, troviamo gli altri demoni, troviamo tutti gli OC, troviamo tra l'altro anche la parte con Jormungandr, Megelda, Vanguard di Ragnarok e compagnia cantante, ovviamente ragazzuoli, non ve lo sto neanche a dire, i PG migliori sono Megelda, Brunilde, Skadi. Ovviamente oltre a questi si parla sempre Praetorian Defest, Meldark, Ban, King alle complete, volendo Margaret, dei PG, dei comandamenti, arcangeli, vi dico Sariel verde, non me la sento di darvi altri consigli al di fuori di questi, perché i PG ragazzi si sanno quali sono i migliori. Quindi essenzialmente quello che vi consiglio io è, oltre e secondo me imprescindibile voto per Meldark, io vi consiglio Sariel verde, che comunque come PG ci sta, e al di fuori di Sariel verde vi consiglio Megelda, Jormungandr oppure anche Brunilde, essenzialmente può essere un buon pick anche Brunilde, sto guardando ovviamente la lista qua. Essenzialmente sto guardando anche la lista qua. Ci dovrebbe essere anche Jormungandr, essenzialmente. Perché io sto guardando dalle immagini, ma sì, ci dovrebbe essere Jormungandr. E infatti sì, c'è anche Jormungandr. Quindi sì ragazzuoli, i pick migliori sono quelli. Jormungandr, Skadi, Brunilde, Megelda, Sariel Counter, Meredith Dark e volendo nulla più, perché alla fin fine quelli sono i personaggi che veramente importano e che sono veramente utili ai fini del gioco. Quindi ragazzi, ve l'ho fatto sicuramente vedere a schermo, vi ho detto quali sono i migliori, ripeto al volo, Meredith Dark, oppure si può variare con Ban Purgatorio e King Ali Complete, quello assolutamente, o anche Margaret, che sono i 4 feste migliori che possiamo votare, ve lo dico, però prima di tutti Meldark. E al di fuori, cioè NPG non feste, visto che ne possiamo scegliere 3, io vi consiglio uno tra Sariel verde, quindi il counter, ovviamente Jormungandr, Skadi, Brunilde e Megelda, e volendo possiamo anche puntare a Jormungandr, l'ho detto? Sì, vabbè, comunque quelle sono i personaggi, ragazzuoli, comunque oltre a quelli nessun altro, essenzialmente. Quindi ragazzuoli, spero che questo video vi sia stato d'aiuto, ovviamente mi raccomando, votate per bene ragazzi, non votate meme, non fate i meme nel votare Meodos Counter e compagnia cantante, per favore, tra l'altro questo video è anche per il global, visto che si può votare in contemporanea, e secondo me questo far votare in contemporanea non è un usciranno le bande insieme. Quindi detto questo ragazzuoli, iscrivetevi al canale qua sotto al centro, e guardate tutti gli altri video qua a destra e a sinistra, qua sopra nelle schede, conto su di voi, iscrivetevi ragazzi, mi raccomando, fatemi ovviamente questo regalino. Detto questo, e let's go boys, e ciao a tutti ragazzuoli.